les arrêter en leur coupant la tête ou en leur détruisant le cerveau. Je répète, vous les arrêtez uniquement en leur coupant la tête ou en leur détruisant bien le cerveau. Buongiorno e benvenuti al notiziario di Studio 28 TV. I titoli di questa settimana: Macao, lo sgombero. Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. Un passo avanti in commissione, due indietro dalle regioni. Europa, il programma Creative Europe va bene al Consiglio. È passata solo una settimana dal 5 maggio, quando la Torre Galfa è stata occupata ed è nato Macao. Stamattina all'alba Macao è stato sgomberato dalla polizia, nonostante una raccolta di oltre 3.000 firme e una diffida scritta da Ugo Mattei, quello dei beni comuni e dello statuto della Fondazione Teatro Valle Bene Comune, in cui si diffida Palazzo Marino, la Questura e la Prefettura dall'intraprendere azioni di sgombero dell'edificio. Giuliano Pisapia non si è ancora fatto vedere, ma ha convocato una riunione d'emergenza con tutta la giunta. Si fa anche dietrologia su Macao. C'è chi dice che è una mossa architettata da perversi menti capitalistiche in modo che questi edifici, diventando problemi sociali, non possano essere pignorati dal tribunale, o che Ligresti sia un amico del ministro Cancellieri, motivando così l'azione di sgombero. Nel frattempo i lavoratori dell'arte si erano messi all'opera, avevano dissodato il terreno per gli orti, rimesso a posto gli spazi, organizzato eventi, invitato ospiti, mandato comunicati, spillato birre, fatto petizioni, raccolto progetti, creato il calendario dei tavoli di Macao. Ligresti però rivoleva indietro il palazzo, mentre gli esponenti politici locali si sono divisi. C'è chi ha detto: siete solo radical chic, andatevene, e chi ha detto: figo, ma non potete occupare i palazzi. Macao è diventato trend topic anche su Twitter, i social network sono in fibrillazione, girano le petizioni di Macao, le lettere di Macao, i video e le foto di Macao. Quelli di Macao sono eroi? No, sono solo fighetti di sinistra. Ebbene sì, la polarizzazione è dietro l'angolo, grande entusiasmo ma anche grande delusione. Quando una famiglia povera occupa un appartamento viene sgomberata dopo un anno secondo, quando gli artisti occupano un grattacielo li lasciate lì. Il tormentone Macao continua e pensare che fino all'altro ieri Macao era solo un paradiso fiscale portoghese passato ai cinesi e ora diventato meta di giocatori d'azzardo. Cosa ne sarà ora di Macao? Gli sarà assegnato uno spazio pubblico gratis e fuori bando come chiede Dario Fo? O sarà ripristinata la legalità sostanziale come dice Basilio Rizzo, presidente del Consiglio Comunale? Potete sentire i loro commenti cliccando sui video qui e qui. E adesso la settima commissione della Camera, ossia la Commissione Cultura, ha adottato il DDL sullo spettacolo dal vivo. Ora si attende il parere della Commissione Bilancio. La legge, così come indicato da Gabriella Carlucci e Emilia De Biasi, ha un costo di circa 10 milioni di euro per le casse dello Stato, quindi un costo veramente ridicolo. Staremo a vedere se la Commissione Bilancio, anche questa volta, si opporrà alla sua approvazione. Nel frattempo però si è opposta la Conferenza delle Regioni, che ha evidenziato alcune criticità, in particolare ne sottolineiamo un paio. La legge, che ricordiamo è una legge quadro, quindi molto generale e sostanzialmente di principi, entra in conflitto, secondo le regioni, con l'articolo 117 della Costituzione, quello cioè che regola le materie di competenza esclusiva e concorrente tra Stato e Regioni. Proprio in quei punti in cui, secondo le regioni, entra troppo nel dettaglio e non lascia sufficiente spazio alle scelte politiche delle regioni stesse. In secondo luogo, la proposta di legge quadro sopprime, tra i principi fondamentali, la proposta della tutela sociale dei lavoratori dello spettacolo. Non riconosce dunque espressamente e legislativamente agli artisti, ai tecnici e agli organizzatori dello spettacolo lo status di lavoratori.
In terzo luogo, l'attività di formazione professionale, di cui l'articolo 15 della proposta di legge, andrebbe, secondo le regioni, riformulata tenendo in considerazione la competenza esclusiva delle regioni in materia di formazione professionale. Si sono riuniti il 10 maggio i 27 ministri della cultura dei paesi europei per discutere di Creative Europe, la proposta della Commissione europea per il futuro del programma Cultura. Il ministro danese Elbeck e la commissaria Vassiliou hanno presentato successivamente i risultati di questo incontro. La risposta ai contenuti del nuovo programma Creative Europe è stata positiva. Quasi tutti gli stati hanno riconosciuto la cultura il ruolo di driver di sviluppo economico e sociale. E tuttavia la questione dell'incremento del budget, che vi ricordiamo è una proposta di incremento del 37%, è ancora da discutere, dato che il cosiddetto quadro finanziario pluriennale sarà approvato nei prossimi mesi. È il quadro finanziario che crea il budget per i prossimi 7 anni dell'intera Unione Europea. Tutti gli stati tuttavia hanno dichiarato che il settore culturale è un settore chiave e che quindi va sostenuto. Si rimanda dunque al semestre di presidenza cipriota, che andrà appunto da luglio a dicembre, per dare un'accelerata all'approvazione di Creative Europe. La commissaria Vassiliou in particolare dice che il nuovo programma Creative Europe si inserisce a pieno titolo nella strategia Europa 2020, in particolare per gli obiettivi sociali legati al benessere e per quelli legati al progresso economico dell'Unione. Problemi e sfide della cultura in Europa sono stati individuati nell'eccessiva frammentazione del settore culturale, nella globalizzazione, nel digital shift, cioè nella sfida che le tecnologie digitali stanno ponendo anche al settore culturale, e nella circolazione delle opere dei lavoratori. Si è parlato molto anche di questa nuova misura, il Loan Guarantee Facility, che è una specie di prestito d'onore alle imprese creative e culturali, che è forse la vera novità del programma e che tuttavia non sostituirà chiaramente i finanziamenti diretti a fondo perduto. Si aggiungerà. C'è stata molta discussione sull'opportunità di adottare questa nuova misura, che comunque dipenderà dalle decisioni in merito al quadro finanziario pluriennale, che, come abbiamo detto poco fa, deve ancora essere approvato. Anche per questa settimana dunque è tutto, vi saluto da Studio 28 TV.